stiamo inquadrando dall'alto la caffetteria della piazza. Si è giunta voce che ci siano delle belle toppine. Sarà compito nostro scendere e fare due chiacchiere con queste toppine. Potenti mezzi di News Vergato 24 schierati a terra. Bambini molto carini alla sfilata carnevalesca. Vorremmo sapere il significato di questo carro. Non solo l'ambulanza, faccio parlare con la famiglia. Perché siamo l'associazione Non Solo Mamme, allora abbiamo pensato di chiamarla così. Ok, grazie. Fra il pubblico vergatese alla sfilata di questa giornata favolosa notiamo una bella ragazza. Ci dica qualcosa inerente al carnevale vergatese. Che sono contenta che l'abbiano fatto per i bambini. Abbiamo qui un cliente della Monte dei Paschi di Siena. Due parole. Non ho niente da dire. Disperato. Peggio. Rovinato. Ho incontrato uno, gli ho chiesto delle mostre e mi ha detto cazzi tuoi. Sganepino! Vai, 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 falla andare! Siamo saliti su questo carro ritenendolo uno dei migliori e cercando di farci spiegare il significato. Il significato è un ricordo di Egisto Marchi, famosissimo sganapino di Vergato, ormai deceduto da tempo. Noi abbiamo voluto ricordare Egisto perché era una persona che ha tenuto vivo il carnevale per tanti anni, per più di 30 anni, ci faceva sfilare noi bambini anche quando non c'era i carri che sfilavano. Allora abbiamo voluto ricordare lui e le maschere di una volta, perciò abbiamo Arlecchina, Arlecchino, Balanzone e poi abbiamo la regina del carnevale, la regina delle maschere, con tanti tanti arlecchini di dietro. Noi abbiamo voluto ricordare una persona che è stata tanto cara per Vergato e basta. Grazie, avevamo preannunciato un po' il significato di questo carro e abbiamo colto nel segno. Un personaggio che non può mancare al carnevale è il Gabibbo. Chiediamo la provenienza di queste due maschere a piedi. Da dove veniamo? Noi? Io dalla Carbona, lui da qua dietro. Siamo sul carro numero 3, gli scoppiati, ci è voluto mezz'ora. Gli scoppiati. Gli scoppiati. Allora, scoppiati che cosa? Cosa? Come mai scoppiati? Perché non ce n'è uno a posto, tra di noi non ce n'è uno a posto. O per un motivo o per un altro motivo siamo tutti scoppiati. Comunque, non popolo di leader, popolo di leader, Amrakman, popolo di leader. Ecco, abbiamo capito il significato del carro. Sono i componenti del carro gli scoppiati, non sono i cittadini verghetesi. Come on, baby! Carro numero 4, società Alta Nanai. Alta Nanai con un nome particolare, difficile. Vorremmo farci spiegare il titolo di questo carro. Ratatuia! Dire. Cuciniamo per voi! E tutti sono buoni di cucinare, anche un topo! Quindi mangeremo del gatto? Anche del gatto! Ah! Adesso vedremo se non lo mangia il gatto un topo!
alla finestra del suo palazzo Nelly sta controllando la sfilata allegorica. Un saluto da parte di Stefanelli, saluto alla News Vergato 24. Come va la giornata? Due maschere che stanno sfilando a piedi rappresentano il cardinale. Cardinale, oui, no, oui. Chi sceglie? Lui è il cardinale. No, quello francese. No. Luisce, eh? Tu è lei, madame? No, io sono madame de Pompadour. Carro numero 5, Icino, ballando sotto le stelle. Buon figlioli. Abbiamo qui Zorro, noi di Coriandoli. Come andiamo? Bene! Abbiamo Zorro in mezzo ai ballerini. Il carro rappresenta tutti i ballerini di Vergato che si trovano insieme per ballare e per divertirsi. La scuola è impariamo a ballare, ci troviamo sempre per imparare tutti i tipi di ballo. Grazie, buon divertimento. Buonasera a tutti, siamo al Carnevale Party, sul carro impariamo a ballare lo Star Dance Show con i nostri super maestri. Salve a tutti, noi siamo Davide ed Elisa, i maestri della scuola impariamo a ballare e siamo molto onorati e felici oggi di essere qua con il nostro carro insieme a tutti i nostri ragazzi della nostra scuola di ballo, tutti i nostri ballerini. Grazie a Vergato e buon carnevale a tutti. Maschere fra le maschere vergatesi, anche delle maschere un po' straniere. Da dove venite? Da Grisano Morandi. Soprattutto Grisano Morandi, c'è la neve a Vergato no oggi, a dire il vero. Quindi in realtà siamo scesi in paese e con grande piacere abbiamo riscoperto il carnevale vergatese dopo tanti anni. Siamo qui, foto di gruppo con il presidente e i vari organizzatori della Proloco Vergatese. Presidente, 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 una parola solo. Come sta andando bene, dai, il tempo ci aiuta, la gente anche, io direi che è una buona manifestazione. Grazie, grazie mille, grazie a voi. Allora, siamo qui con un rappresentante della società, anche il titolo ti riesce un po' particolare. CAC, cosa vorrebbe dire? Oh, ci spieghi un po' il significato del titolo del carro. È impossibile spiegarlo così su due parole, c'è tutto un discorso, un ragionamento dietro che purtroppo non posso. Come non può? Non posso, avrei bisogno di una giornata intera e... Si parla di Italia 90 a 90 gradi? Beh, diciamo che rispecchia un po' la situazione, abbiamo pensato di riprendere gli ultimi 23 anni di sfighe utilizzando il carro in modo da spiegare un po' com'è successo, come siamo arrivati fino a questo punto. Direi che siamo abbastanza a 90 gradi nel 2000. Pensa che sia un punto con ritorno o senza ritorno? Bisogna vedere com'è la schiena per rialzarsi. Grazie mille. Comandante, la vecchia società Laudemer, conosciuta negli anni, no, c'è un po', non diciamo delusi, ma il carro è vuoto, come mai? Allora, il problema di gente è stato dovuto a una diaspora non preventivabile. Sul fatto del carro ci sono stati alcuni problemi tecnico-tattici, c'è stato praticamente un dissaldamento del materiale in sé per sé, che era materiale italiano, perché se fosse stato materiale tedesco sicuramente avrebbe retto. Infatti vediamo che la piovra ha perso un po', i tentacoli sono un po' smorti. Esatto, perché era materiale italiano e insomma è successo questo, ce ne scusiamo. Ricorderemo che verranno uccisi 10 cameraman, okay, e 10 intervistatori e poi buona. Passiamo la parola dopo il comandante al tecnico. Cosa devo dire? Sulla mancanza delle gambe qui dei tentacoli. Allora, siamo in austerity, gli altri due li usiamo l'altra volta. Il prossimo giro? Prossima domenica. Alla prossima domenica vedremo la piovra. Troppe zampe, allora le abbiamo qui, sono qui, Pensate come gettito di usare le zampe nel prossimo giro.
nel prossimo giro no, usiamo queste. Queste non si possono usare. Allora, domenica per vedere tutto il meccanismo in funzione perfetta. Proviamo, ci proviamo. Grazie. Abbiamo smesso l'una. Grazie. L'Oasi del Vino sta transitando proveniente da Campolo, il carro? Questo carro qui viene da Oreglia. Oreglia di sotto, per favore. Finora avevamo sbagliato la vostra provenienza. È di Bellettini, il carro di Bellettini. Bellettini Mirko, urla Bellettini Mirko. Bellettini Mirko è il titolare del carro, sì, che non era in programma qui alla sfilata vergatese. Non c'è provenienza. Casa Bombi, Viola Vergato. Ancora un'altra provenienza. È Oreglia. Di tutto, ma non di siete si muore su questo carro. No, di sete, noi moriremo, no! Ma non di sete! Moriremo, ma non di sete! Non c'è pericolo! Aspetta, festa dell'uva a casa Bombi! Brindisi! Ginole, ale, ale! Brindisi, ginole, ale, ale! Brindisi, ginole, ale, ale! Facciamo un brindisi, ginole, ale, ale! C'è ancora un giro da fare, non sappiamo in che condizioni lo finiranno, ma ci rivediamo la prossima domenica. Eravamo in possesso del programma, ma purtroppo non risultava nel programma il carro proveniente da Oreglia, dicono i partecipanti. Mi fa piacere che nella migliore tradizione abbiamo portato anche a Vergato l'oasi della felicità, e quindi moriremo ma non di sete. Grazie ancora. Andiamo con le immagini e andiamo anche con l'audio. La provenienza vostra, ragazzi? Da Porretta. Non posso svelarmi, logicamente, no, sennò svelerei il personaggio dietro il costume. Comunque c'è tutta la mia famiglia, siamo venuti qui a Vergato perché è un appuntamento irrinunciabile, ecco, per noi. Pertanto il carnevale vergatese, diciamo così, è quasi internazionale, sì, quasi. Sì, grazie ancora. Siamo qui al centro di... questo stand, no, centro stand, noi vorremmo sapere come sta andando la giornata. Sta andando benissimo, grazie. Chiedo scusa, due parole per la TV, come non scusi, solo come sta andando la giornata. Abbastanza bene, grazie. Ecco. Grazie, molto gentile. Due parole. Mi sono truccata la Befana perché meglio di così non potevo venire, non tastare il culo. Due maschere, diciamo così. A terra, un primo piano, provenienza? Montesa. Moldavia. Moldavia. Red Bull, scusi un attimo, la cortesia, come sta andando la giornata? Ma direi abbastanza bene. La sua provenienza vergatese? Diciamo di sì, sul vicino, però abbastanza. Vicino, dove esattamente? Da Rodiano. Rodiano. Grazie. Campo Savigno, però siamo dimostra qua. Che il carnevale internazionale. Yes, direi di sì. Abbiamo un esperto in materia, 118, vorremmo sapere un po' su quel carro lì che dice non solo ambulanze, se abbiamo capito bene. No, non solo ambulanze, ma io nel carro non ho partecipato, quindi non so, credo che l'abbiano realizzato l'associazione che... si è impegnata in questi anni per raccogliere fondi per donare un TAC a questo ospedale. Per farlo. Non sarà la fine dell'ospedale che finisce in solo ambulanze? No, speriamo ben di no, Speriamo ben di no. Vorrei da bere su queste topoline qui che mi piacciono tanto. Io ci quasi trovo gusto con questi cuoricini. Qui in mezzo al pubblico anche Rocky Roberts, detto Monga, un suo parere sulla giornata del Carnevale Vergatese. Sono appena uscito di casa, quindi ero impegnato. Quindi non ho visto la filata dei carri ancora? No, non l'ho visto, mi dispiace. Però sembra una bella cosa. No, lei, se non ricordo male, non faceva parte della società Carnevaleschi Bassotti, fallita. Certo, società fallita, eh? È fallita, mi dispiace. Speriamo che non sia la fine anche di queste società che oggi hanno tenuto alto il Carnevale Vergatese. Per la trasmissione, complimenti. Se vorrà prendere visione della sfilata dei carri, Vergato News 24, mercoledì sera saremo già in TV pronti a riferire sulla giornata carnevalesca. Notiamo fra il pubblico anche un signore qui molto sponsorizzato da MotoGP, un parere sulla sua giornata. Manifestazione bellissima. Speriamo che si possa ripetere per i prossimi anni.
col contributo della cittadinanza e del sindaco. Oh, finalmente abbiamo fra il pubblico una personalità riguardante sempre il carnevale verghetese, vogliamo parlare solo di queste cose. Abbiamo rivisto fra le vecchie immagini dei vecchi carnevali, lei che viaggiava con una grossa falcia, diciamo solo falcia, il martello, non c'era il martello forse? No, no, c'era anche il martello, quel periodo che c'era Occhetto, che quando si sciolse il Partito Comunista e fecero DS, era vestito da Occhetto, capite? Comunque sono molto bravi. Possiamo sperare di rivederla nei prossimi anni in qualche manifestazione carnevalesca o il capitolo è chiuso? La vedo dura, la vedo dura, però partecipo, che perché sono stati bravissimi, hanno fatto dei bei carri, una bellissima giornata, bravi. Le rivolgo ancora i complimenti del passato come, diciamo così, animatore del carnevale verghetese, grazie. Grazie. Procede benissimo. All'inizio eravamo un po' demoralizzati, ma a quanto pare le cose stanno cambiando, stanno migliorando, siamo contenti, veramente. Grazie mille. Vorremmo entrare in questo stand dove si producono crescentine fritte e roba casereccia, ma purtroppo l'afflusso all'ingresso qui alla biglietteria è molto numeroso, pertanto sarà per la prossima domenica.